Ciao a tutti, oggi vedremo come preparare lo sciroppo di sambuco. È un'ottima bevanda che può essere utilizzata come dissetante per l'estate oppure si può utilizzare per preparare l'ugo, un ottimo aperitivo a base di prosecco. Seguitemi. Dopo aver raccolto i fiori di maio, andiamo a tagliare il più possibile la parte verde. Andiamo a mettere una parte di limone, in questo modo. Procediamo in questo modo. Mettiamo fiore. E limone. Adesso aggiungiamo l'acqua. Mettiamo il composto in frigo per 3 giorni. Dopo 3 giorni che abbiamo lasciato macerare i nostri fiori di maio con il limone, andiamo a filtrare il tutto. Io utilizzo un colino in tessuto. Adesso aggiungo lo zucchero e faccio cuocere il tutto per circa 20 minuti. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Il nostro sciroppo adesso è pronto. Lo facciamo raffreddare e poi lo conserviamo in frigo. Ecco lo sciroppo di sambuco. Si è raffreddato. Adesso possiamo metterlo nei vasetti e lo conserviamo in frigo.